Bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale. Mancanza d'acqua in alcune zone della città, nella zona alta in particolare per la rottura di due condotte, operai al lavoro, intanto per il ritorno alla normalità nel primo pomeriggio. L'acqua dovrebbe ritornare nei rubinetti delle case dei cittadini a partire dal tardo pomeriggio di oggi. Gli operai infatti sono al lavoro da stamattina per riportare alla normalità la fornitura d'acqua in una parte della zona alta della città, soprattutto alla Pizzute e alla Mazzarrona, dove stamattina i rubinetti sono rimasti a secco. La previsione è che l'acqua torni nelle prime ore del pomeriggio, con un po' di ritardo nella zona alta, in particolare Viale Zecchino, Via Filisto e zona di Grotta Santa. L'acqua dovrebbe essere rimessa nelle tubature che forniscono l'erogazione intorno alle 15. Il disservizio è stato causato dalla rottura di due condotte di media e grossa portata che riforniscono i serbatoi Bufalaro Alto e Bufalaro Basso, rottura determinata dal cosiddetto colpo di ariete che si scarica sulle tubazioni ogni qualvolta si verifica un passeggero distacco di energia elettrica. La prima tubazione è stata riparata in breve tempo, più complesso l'intervento sulla seconda, quella di maggiore portata, dove si è verificato uno squarcio di un metro ed è stata richiesta l'opera di ditte specializzate. La carenza idrica è stata causata dalla riduzione del flusso d'acqua in uscita dai serbatoi per evitare che si svuotassero. Lo svuotamento degli stessi serbatoi infatti provocherebbe l'immissione di aria nelle tubazioni e il prolungamento per molte ore della mancanza d'acqua. Scoppiano le polemiche alla nomina del consigliere comunale di Rosolini Pier Giorgio Gerratana ad assessore regionale all'ambiente. Intanto Marziano ha già annunciato una denuncia alla procura, dice, per voto di scambio. Il successore di Maria Rita Sgarlata alla guida dell'assessorato regionale all'ambiente è il rosolinese Pier Giorgio Gerratana. 31 anni, originario di Ragusa, Gerratana è consigliere comunale a Rosolini. Renziano di ferro e considerato molto vicino all'ex sindaco di Rosolini, Giovanni Giuca, il cui nome circolava insistentemente tra i possibili successori della Sgarlata. In realtà nella mattinata di ieri circolava anche il nome dell'assessore del comune di Siracusa, Lido Schiavo, ma alla conta dei fatti è stato preferito il 31enne funzionario della CIA, sigla sindacale degli agricoltori e componente dell'Assemblea Nazionale del Partito Democratico. Mantenuti quindi gli equilibri all'interno della Giunta Crocetta, che ha dato spazio a Renziani per bilanciare la nomina di Ezechia Paolo Reale di articolo 4, ma la nomina di Gerratana ha fatto scattare l'allarme in casa cuperliana. A sollevare il problema è il deputato regionale PD Bruno Marziano, il quale ritiene questa nomina una mossa scorretta, tanto più perché messa in atto a 3 settimane dalla ripetizione del voto delle elezioni regionali delle 9 sezioni tra Pachino e proprio Rosolini. Marziano ha annunciato proprio in mattinata la presentazione di un esposto alla magistratura per verificare se possa essere ravvisato il reato di voto di scambio nella nomina di Gerratana. Sulla vicenda interviene Pippo Gennuso, proprio sulla nomina di Pier Giorgio Gerratana, dice: è una nomina tanto importante quanto intempestiva, fatta cadere nel vivo di una campagna elettorale generata da fatti oscuri. Crocetta, in barba a qualunque principio di correttezza istituzionale, prosegue Gennuso, con la nomina di Gerratana vuole creare due obiettivi: fare fuori una parte del Partito Democratico impegnato a sostenere un rappresentante alle regionali il prossimo 15 ottobre, dall'altra parte quella di far fuori o di tentare di ostacolare, dice Gennuso, il suo rientro nella gola e all'assemblea regionale. È netto calo il numero delle persone trovate in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze di altro tipo alla guida delle auto. Sono questi i numeri dell'operazione Stragi del sabato sera, di concerto tra la Polstrada e la Spot. È netta diminuzione il numero delle persone denunciate per guida in stato di ebbrezza alcolico sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Dalle 124 del 2012 si è scesa ad appena 14 dell'anno in corso, per una percentuale del 2% circa. Questi numeri confortanti, resi noti dalla Polizia Stradale di Siracusa, che nel periodo tra il 1 luglio e il 31 agosto ha svolto, insieme al personale medico dell'ASP di Siracusa, servizi di contrasto alla guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, denominate Stragi del sabato sera. Beh, insomma, questo progetto, che è stato fortemente voluto dalla Polizia Stradale, ci ha visto partecipi veramente con entusiasmo e con gioia, sta avendo risultati veramente eccellenti. Adesso il comandante vi riferirà un poco sui risultati, ma c'è stato un calo drammatico, drastico, dei soggetti che sono stati, come dire, trovati per esempio in condizioni di ebbrezza alcolica. C'è stato un calo che definire significativo è poco,
Ma proprio perché la progettualità è improntata non soltanto o in minima parte al momento repressivo, il momento è educativo anche in strada e il momento educativo parte dalle scuole, perché adesso vi dirà il comandante come tutta questa come dire, attività di prevenzione sia un'attività di educazione che è rivolta alle scuole, ma è rivolta anche ai medici di medicina generale, ai pediatri. C'è un'attività costante di formazione, di informazione, che poi si traduce alla fine anche in quei controlli che il personale dell'ASP, il personale della Polizia Stradale svolge sulle strade e che ha visto un calo drammatico, significativo al massimo livello dei casi che sono stati trovati a rischio. Complessivamente sono state 30 le pattuglie impiegate ed effettuati 19 servizi di controllo, le violazioni accertate sono complessivamente 17, di cui 15 elevate per la guida in stato di ebbrezza alcolica e 2 per l'uso di sostanze stupefacenti. Il numero delle patenti di guida ritirate è 17, mentre sono 170 i punti decurtati e 5 le carte di circolazione ritirate. Illudersi di poter eliminare o debellare il fenomeno degli incidenti alcol correlati o droga correlati solamente attraverso la repressione è una mera illusione. Ovviamente occorre tanta formazione, tanta informazione, e su questo la Polizia Stradale oramai da anni si batte, anche grazie a partner come l'ASP che stanno al nostro fianco proprio per dare l'informazione e la formazione adeguata ai giovani e anche ai meno giovani, e questo è l'obiettivo nostro. L'obiettivo è quello di far sì che sabati sera, e non solo i sabati sera, siano dei momenti di gioia, di tranquillità e che non si trasformino in momenti di disgrazia o di incidenti stradali. Un tavolo con i tecnici dei comuni interessati per parlare e diffondere la cultura e quindi anche in parte anche realizzarla della pista ciclabile li ha incontrati questa mattina il sindaco Garozzo. Una sorta di tavolo tecnico per questa idea di pista ciclabile totale quasi, no? Da dove a dove? Qual è l'idea? L'idea è quella di collegare quella di Siracusa, di cui l'impianto dell'illuminazione è finito in questi giorni, ora l'attiveranno e quindi sarà tutta fruibile anche la sera, con le zone praticamente di Melilli e di Priolo, per appunto allungarla e farla arrivare fino a Tapsos, per rendere l'idea. Questo serve ad allungarla di qualcosa come 4 km la pista ciclabile, ma a mettere anche tre comuni, diciamo, nelle condizioni, con l'ausilio quindi di una bicicletta, di poter essere in collegamento. Ovviamente quello che è più avanti nello stato avanzamento dei lavori è il comune di Siracusa, perché ha una pista già, diciamo, chiave in mano e illuminata. E anche, diciamo, Priolo nel tempo ha fatto degli investimenti e ha una pista ciclabile abbastanza nuova fatta nel suo comune. Melilli, diciamo, è un po' più indietro. Ora scriverò comunque a tutti i sindaci delle città interessate per chiedere appunto di attivarsi e se sono interessati a portare in campo questo progetto. 58.000 bollette della Tari in corso di recapito, però ci sono tanti disagi per gli utenti. Ieri vi abbiamo mostrato le immagini di file infinite. Il recapito delle cartoline di giacenza che provocano lunghe code agli sportelli delle agenzie che gestiscono tale servizio è oggetto di un'interrogazione che il consigliere comunale Salvo Castagnino ha fatto al sindaco Garozzo e l'assessore comunale alla fiscalità Scrofani. Il consigliere di Nuovo Centrodestra chiede chiarezza sul servizio di recapito, che è nei fatti un disservizio, ma scopro che tutto risale ad un affidamento poco chiaro. A seguito della ormai nota vicenda del disservizio pagato come un servizio del comune di Siracusa per il recapito Tari, si scopre, dice Castagnino, che percorrendo a ritroso l'intero iter, il servizio in oggetto è stato giudicato con un risparmio rilevante per l'ente, ma ci sarebbero vizi per i quali ho chiesto al sindaco e all'assessore di verificare tutti i passaggi. Il servizio era stato appaltato in trattativa privata al comune di Siracusa, una ditta privata. Questa è chiamata a corrispondere qualcosa come 58.000 bollette della Tari ad altrettanti utenti siracusani. Le file agli sportelli sono sotto gli occhi di tutti. Alcuni cittadini hanno lamentato di aver dovuto prendere un permesso dal posto di lavoro perché a causa del disservizio è stato costretto a recuperare un invito a pagare il tributo. Noi ci fermiamo per la pubblicità, ma ci vediamo subito dopo per la seconda parte. Vi aspettiamo. Spazio alle passioni. Da Brico Center trovi tutto il necessario per il fai da te. E non solo. Questo mese in offerta. Idropittura bianca 16 litri, 16,90. Trapano a filo Black & Decker, 49,90.
compressore 50 litri 89,90. Scrivania porta PC 59,90. Armadio 2 ante 2 cassetti a 69,90. Box doccia 49,90. Brico Center Melilli, Contrada Spalla, Città Giardino presso il Parco Commerciale Belvedere. In un mare di offerte. Questa settimana in offerta: latte Brio 1 litro 0,65, caffè Splendid 2 confezioni 2,98 euro, bibite Tomarchio 0,59, olio extravergine di oliva Trascio 3,38 euro, birra Messina 33 centilitri per 3 1,59, pasta Barilla vari formati 1 kg 0,89. Cerca il punto vendita più vicino a te. Sul reparto abbigliamento, sconti fino al 50%. Senza di voi non siamo nessuno. Siracusa siete voi. In campo rappresenteremo la vostra città. La vostra bandiera. Indosseremo i vostri colori. Suderemo la vostra maglia. E allora torniamoci insieme. Mangiamo insieme. Riportiamola da tutti i fasti. Contiamo su di voi. Una residenza sanitaria assistenziale, nata per fornire ospitalità e assistenza continua a chi non è più autosufficiente. Una struttura che fornisce interventi specializzati e tempestivi per un recupero e una riabilitazione costante. Assistenza sanitaria diurna e notturna, servizio alberghiero, assistenza sanitaria medica e infermieristica, attività riabilitative, ricreative e culturali. Convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale. Due strutture specializzate per il tuo recupero. RSA Scala Greca, via Scala Greca 406/A, Siracusa. RSA Anni d'Oro, Contrada Spalla, Città Giardino, Melilli. Info 0931 75 65 06 o 76 17 38. L'assistenza che cercavi. Allora, telecamera, riesci a vederla? Sì, sì, è davanti a un negozio. Bella, vero? E poi è bella anche dentro, ha stile, e guarda che cromature. Cromata? Ma chi, la ragazza? Ma va, io parlavo della nuova Yaris. Ah, ti sei innamorato di un'auto, ma non è un po' strano? E perché una telecamera che parla non è ancora più strano? Scopri la nuova gamma Yaris, geniale come sempre, trendy come non mai. Oggi è tua da 10.250 euro. Autosport, concessionaria Toyota, Contrada Targia, Siracusa.
Bentrovati alla seconda parte del nostro telegiornale, che apriamo subito con la cronaca. Andiamo a Noto perché la polizia ha arrestato un 28enne, Salvatore Franco, per i reati di violazione degli obblighi della sorveglianza speciale, detenzione illegale di arma da fuoco e ancora minacce, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale. In pratica i poliziotti si sono recati a casa dell'uomo, era stato arrestato quale autore di alcuni spari d'arma da fuoco all'indirizzo di un'abitazione, ha reagito in maniera violenta e resistendo e colpendo anche un agente, quindi è stato, dopo le incombenze di rito, posto di nuovo agli arresti domiciliari. Invece in Ortigia parliamo di ZTL, sempre più spesso automobilisti e ciclomotori eludono i varchi della ZTL percorrendo in senso vietato alcune delle strade di Ortigia. Bisogna intervenire, a quanto dichiara il consigliere circoscrizionale Carlotta Zanti, e poi elenca anche quali siano le strade più soggette alle violazioni al codice della strada: via Santa Maria dei Miracoli all'angolo con via Savoia, via Mirabella all'angolo con via Vittorio Veneto, e poi ancora altre telecamere andrebbero posizionate, secondo la Zanti, per contrastare l'ingresso in via della Pollonion, in via Rocco Pirro, via Resa Libera, via Mendoza, via Sarpi e via Dione. Questa mattina si sono svolti i funerali del dipendente comunale deceduto lo scorso 13 settembre mentre si stava allenando con la sua bicicletta. L'inseparabile bici da corsa collocata al fianco della bara. E questo è l'estremo saluto che parenti, colleghi di lavoro e soprattutto gli amici del pedale hanno voluto dare questa mattina a Paolo Di Luciano, il 58enne siracusano, scomparso il 13 settembre scorso a seguito di un malore mentre stava pedalando in bici. La chiesa di Sant'Antonio alla Pizzuta è stata l'ultima casa che ha accolto il dipendente comunale, la cui vita è stata stroncata da una crisi cardiocircolatoria dopo aver pedalato per oltre 15 km insieme con un gruppo di colleghi ciclisti con cui solitamente soleva uscire. Tristezza, commozione, ma soprattutto rabbia, quella che si legge sul volto delle persone che hanno partecipato al rito funebre. Quella rabbia che provano gli amici del gruppo che hanno visto il loro collega accasciarsi al suolo privo di sensi. Di Luciano era cardiopatico, ma non rinunciava mai ad uscire in bici. E quella mattina lo ha fatto con il solito impegno e la grande passione che lo legava alle due ruote. I suoi amici, quelli che lo hanno soccorso per primi, mostrano anche il rammarico per l'intervento di una prima ambulanza non medicalizzata, priva di defibrillatore, dicono, mentre la seconda è arrivata dopo circa una ventina di minuti, ormai troppo tardi per poter tentare di rianimare lo sfortunato ciclomatore. Il magistrato di turno non ha disposto alcuna autopsia sul corpo di Luciano, atteso che il decesso sia riconducibile ai pregressi problemi cardiologici che aveva manifestato la vittima. Sarebbero troppo pochi i vigili urbani a Cassibile, e quindi il presidente Paolo Romano scrive al prefetto. La carenza di vigili urbani provoca disservizi e rende meno sicuro il centro abitato di Cassibile. Il presidente della circoscrizione, Paolo Romano, ha così preso carta e penna e ha scritto al prefetto di Siracusa Armando Gradone. Romano ha più volte segnalato la carenza, quando non l'assenza di agenti di polizia municipale per le strade del quartiere, la goccia che ha fatto traboccare il vaso, quanto accaduto ieri mattina intorno alle ore 9, quando è stata rilevata l'assoluta assenza di vigili urbani sul territorio. Il paese è abbandonato a se stesso, dice Romano, ognuno fa quel che vuole. Inoltre la situazione è aggravata dal fatto che si è appena aperto il nuovo anno scolastico e non vi è assistenza all'ingresso, soprattutto in via nazionale, zona a rischio per l'alta densità di veicoli che vi transitano. Il presidente della circoscrizione denuncia come lunedì scorso la seduta del Consiglio si è celebrata senza la presenza dei vigili urbani. Romano denuncia anche abusivismo di ogni genere, segnaletica carente, traffico intenso, controllo del territorio esposti di cittadini, segnalazioni, controllo igienico-sanitario, manifestazioni che rimangono dei puri miraggi. Ci sentiamo soli, dice, spesso lo Stato qua è assente in maniera totale ed il tutto si riflette negativamente sui cittadini. A nulla sono valsi gli incontri con l'amministrazione comunale. Cassibile continua a rimanere senza alcun presidio e la polizia municipale. Romano ha quindi invitato il prefetto Gradone a recarsi a Cassibile per rendersi conto di persona della situazione. E adesso lo sport, il calcio, il Città di Siracusa, primo allenamento per Giuseppe Carbonaro, che torna a vestire la casacca azzurra.
Giuseppe Carbonaro è tornato a vestire la maglia azzurra ieri, il primo allenamento con la squadra. Per lo più sono nuovi compagni, anche se appunto il campo è lo stesso, il De Simone. A fine gara ha incontrato la stampa, con la quale si è intrattenuto per spiegare i motivi per cui ha scelto di nuovo di tornare a Siracusa e soprattutto a dare la spinta ad una squadra che lui ritiene sia già abbastanza attrezzata per vincere il campionato. Vengo qui a Siracusa, ovviamente è inutile nasconderci per la vittoria del campionato, almeno per provarci. Cioè, c'è un'ottima squadra, un ottimo gruppo, quindi perché no? Si può fare, dai. Sì, sono tutti compagni nuovi, tranne qualcuno dei ragazzi come Scalano, come Listro, qualcun altro, non mi ricordo da bene. Comunque ti assicuro che è un ottimo gruppo che possiamo fare veramente bene. A noi tutte le partite per vincere il campionato bisogna vincere, soprattutto quelli in casa. Poi non ci nascondiamo che per la squadra che siamo possiamo vincere ovunque. Ed era l'ultimo servizio, perché qui il nostro telegiornale si conclude. Vi auguriamo un buon proseguimento di programmi.